Bentrovati, abitanti della cripta! Anche quest'oggi, come già accaduto in passato, vi porteremo con noi nel nostro viaggio attraverso l'ultima edizione di una delle più grandi e popolari fiere dedicate al gioco di ruolo in Italia. Incontreremo alcuni dei più brillanti autori, editori ed addetti ai lavori dell'attuale panorama per permettere direttamente a loro di illustrarvi i loro progetti, in alcuni dei quali, è vero, abbiamo dato il nostro marcio contributo. Seguiteci quindi per un'altra puntata delle nostre interviste da brivido al Modena Play del 2024. Modena 2024, siamo qui quest'oggi con Simone Anselmi per presentare un gioco molto particolare di cui potremmo già aver vagamente parlato e contribuito anche, possiamo dire, in campagna Kickstarter. Giochettino che si spera faccia il suo corso, post-apocalittico, in cui la Terra viene distrutta innumerevoli volte da innumerevoli apocalissi. Sulla Terra rimangono umani, alieni, automaton, mutanti, la razza, diciamo, principale della Terra, ghettizzati da tutti, e Wizard, che sarebbero, a parte un incredibile gioco di parole fra Weird e Wizard, incredibile, e oltre questo sono anche i maghi di questa ambientazione, perché questa ambientazione è caratterizzata da l'energia X. Questa sorta di radiazione matta. Però scusa, vai, dimmi, sto facendo stavo un monologo. Stavo appunto per dire che cos'è l'energia X, ma visto che qualcuno mi vuole rubare il lavoro... Vedi, l'energia X è quella che rende i fiori in questo modo, e anche gli umani con braccia in eccesso o occhi in eccesso o altre cose matte. Diciamo, è una specie di figlio illegittimo tra la magia e le radiazioni. Esattamente, esattamente. Una sorta di, per chi lo conosce, il vecchio Gamma World, roba del genere da TSR, ma questa roba da vecchietti come me. Quindi un tono, diciamo, umoristico, violento, perché alla fine è un old school, quindi si muore tanto, si muore facilmente, in realtà non così facilmente, perché le meccaniche di gioco ti permettono di poter gestire il tuo personaggio senza stare semplicemente alla sorte del dado, però si muore o si muta ancora peggio, quindi devi scegliere qual è la parte migliore o peggiore della cosa. La cosa importante, mi sembra di capire, che sia farlo in modo divertente. No, esattamente. Non morire in modo noioso. No, bisogna essere grotteschi e divertenti, se no si può giocare. Allora, un'altra domanda. Sono noi pronto. Abbiamo già recensito, mi pare durante il Lucca di qualche anno fa, Xenoscape con i tuoi colleghi. Visto che anche in quel caso ci siamo dovuti trovare poi ad avere a che fare con virus senzienti, alieni, con il carapace, umani clonati, eccetera, adesso Weird World, alieni, mutanti, infatti, hai detto, ma cosa c'è che non vi piace nel genere umano? Cercate. Ma infatti, tra di noi dentro Tinat diciamo che Weird World è il cugino speciale di Xenoscape, perché in realtà la tematica è molto simile. Xenoscape l'affronta in maniera seria, sopravvivenza, questa è una roba un po' più caciarona, dove un'altra cosa che secondo me può far capire il tono del gioco, la moneta del 6042, l'anno della Terra in cui giocherete, sono gli eyes, ovvero euro, yen, dollaro. Tutto quello che trovate, le monete del passato, qualsiasi conio sia, te le puoi prendere e le puoi utilizzare, con la differenza che uno vale uno, quindi, che a parte è un slogan discutibile, ma è tipo 10 euro, 100 dollari, hai due eyes. Quindi è un pezzo di qualcosa. Bravo, bravissimo. Immaginatevi la corruzione e la falsificazione come può procedere in quest'ambito, però insomma, quello è il mood. Beh, insomma, dopo una post-apocalisse è difficile riprodurre perfettamente gli effetti di quattro apocalissi diverse su un pezzo di carta. Esattamente, ma soprattutto visto chi popola la Terra adesso, non è che, diciamo, c'è una comunicazione molto efficace, quindi anche i piani, le nuove società che si creano sono, diciamo, parodie grottesche delle società passate, ecco. E quindi puoi giocarlo in chiave, diciamo, più metafore con dei sottotesti, oppure super caciarone. Per esempio, un modo per capire la storia del mondo passato è studiare un'enorme sezione di rifiuti, e in base a, diciamo, gli strati dei detriti, dei resti passati, si capisce la storia come è andata. Quindi, quando si diceva dammi la tua immondizia e ti dirò chi sei. Bravo. Quindi in una scala dove, diciamo, zero è il post-apocalittico più classico, radiazioni, predoni,
chi più ne ha più ne metta, violenza gratuita eccetera, certo. E 10 è il fantasy più classico con i maghi, i dragoni, la violenza, i predoni. Questo è sia 1 che 10, perché dipende da come vuoi giocare al tavolo, questa sta preparata bene. No, perché in realtà è proprio così, anche l'ambientazione e il pretesto di farlo ambientare nel 6042 è perché ogni master in questi innumerevoli apocalissi ci può mettere quello che più piace a lui al tavolo di gioco. Vuoi fare una roba più cyberpunk, lo ambienti in un luogo dove c'è una società estremamente evoluta, ormai caduta in rovina, dove qualcosa è rimasto. Ti piace il fantasy? Lo fai nelle lande desolate in cui devi sopravvivere in questa giungla mutante dove ci sono gli arachnorilla, ad esempio, che non c'è nella Wildstart, sono dei gorilla e ragni contemporaneamente, vi lascio immaginare la ragnatela da dove esce. Ci sono gli autori che fanno spoiler per farti comprare i prodotti, bastardi. Compratemi tanto, tanto lo dico. E... però noi non mettiamo ogni tanto come flash, la mia facciona, esatto. Voglio. Quindi insomma si può veramente spaziare come preferite. Tra l'altro, come abbiamo detto prima, ci sono dei posti che poi parodizzano alcune cose del mondo vecchio, come che ne so, il Far West. Esattamente, Newbatown, esatto, il Far West. Poi c'è le Terre Arse, che in realtà nella versione finale si chiamano Terre Esauste, che è una specie di deserto alla Mad Max, però in realtà non è sabbia ma sono polveri plastiche. Quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Tra poco dirà che c'è un messaggio ambientalista dentro a questo film. Se vuoi ce lo puoi vedere, se non vuoi non ce lo puoi vedere. C'è il mare, il Golfo della Vergogna, che è un'enorme, diciamo, piana. Sotto c'è l'acqua, però te puoi camminare sui rifiuti finché vuoi. Quindi se vuoi puoi vederci anche quello. Puoi vederci il capitalismo e l'ambientalismo, o puoi semplicemente divertirti, picchiare mostri. Quello sta al tavolo di gioco. Ok, signori, noi ve ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto il lo Stretch Goal, che è la guida alle mutopiante e immondizie del futuro post apocalittico. Se vi cuccate Weird World probabilmente ci potrete dare un'occhiata. Non avevamo voglia di lavorare, quindi ve l'abbiamo fatto spiegare direttamente dall'autore. Non avete voglia di lavorare, avete fatto un modulino incredibile, la roba che hanno scritto loro al bacio, canon subito. Bene, questo è tutto quello che abbiamo da dire. Se avete domande mettetecele sotto, mandatecele da qualche parte, noi tanto le rifiliamo a lui e poi esatto. La sbriga da solo. Mi mettete i contatti mia, così se mi vogliono offendere personalmente non vi disturbano, capito? Mi mandano le offese direttamente a me. Noi siamo felici di filtrare e aggiungere il carico messaggio che arriva. Diciamo, guarda, ti ho selezionato, erano così tanti, ti ho selezionato solo i più belli, esatto. Un paio sono miei, così per... Ok, qui dalla cripta è tutto, di nuovo ci becchiamo. Alla prossima! Rieccoci qua, questa volta con gli amici del canale di DS Dungeon, per quelli che ancora non li conoscono. Due parole su di voi. Dunque, due parole su di noi, siamo una realtà formata da me e da Keke, io sono Jacopo, e ci dedichiamo al gioco di ruolo. Oh, wow, fantastico, non l'avrei mai detto. E nostro obiettivo è creare una comunità intorno al gioco di ruolo che sia più accogliente, amichevole e safe per le persone che vivono nel mondo del gioco di ruolo. Ok, mi sembra di capire appunto che sul canale portate molti giochi della Weird. Sì, noi anche oggi siamo qui a Modena con Weird Edizioni, siamo al loro stand, portiamo delle partite dimostrative e li aiutiamo a vendere i manuali. In effetti proprio volgarmente. Qualche indizio, sì, di no, collaborazione. Si è notato, cercavamo di essere il meno diretti possibile. Esatto, deviate l'attenzione. Sì, allora, sì. Passando da una pubblicità occulta all'altra. Sì, grazie. Weird Edizioni, cosa ha portato di bello quest'anno? Allora, quest'anno a Modena abbiamo un'espansione per Numenera, che è ispirata ed è letteralmente l'ambientazione del videogioco Tides of Numenera. Poi abbiamo un'espansione per Vesen, che porta l'orrore del 1800 in Inghilterra e Irlanda. Poi abbiamo Nibiru, che è un bizzarro e stranissimo gioco di sci-fi con estetica mesopotamica, in cui si recuperano le proprie memorie gradualmente per poter superare le sfide che si affrontano. È presentata una nuova ambientazione italiana per la quinta edizione di D&D.
Poi abbiamo i grandi classici che sono i nostri, tra i nostri preferiti. Abbiamo ovviamente Blue Rose, che è una delle cose a cui siamo più affezionati. Poi fantasy romantico anni 70. Quindi non andiamo ad uccidere il cattivo perché è cattivo, andiamo ad uccidere il cattivo perché ha fatto qualcosa di cattivo. Abbiamo le fantastiche lesbiche spadaccine, ambientazione molto sfacciata e molto divertente, in cui lo scopo, il nucleo centrale del gioco è risolvere i conflitti dei personaggi e dei giocatori mentre sei al tavolo da gioco. E poi abbiamo anche dei giochi un po' più per bambini un po' più piccoli, ovvero dai 3 anni in su. Quindi abbiamo degli investigativi sui mostri anche per bambini così piccoli. Ok, alcuni di questi giochi li potete vedere giocare da questi due Losty Figuri, sì, direttamente sul loro canale. Le vostre preferenze in questa lista? Ora i vostri capi sapranno tutti. No, no, loro, noi siamo molto diretti su cosa ci piace e cosa non ci piace, che quindi masteri l'ex occultum. A me piacciono i giochi molto narrativi e poco crunchy. L'ex occultum è un gioco meraviglioso, ma per i miei standard è un po' troppo macchinoso. Ne abbiamo vendute tantissime copie oggi perché alla gente piace fare i calcoli, non capisco come facciate perché io non li so fare i calcoli. Che poi è un problema per i reni. Ok, e tu? Beh, allora, io ovviamente ho Blue Rose, che è uno dei miei grandi amori. È un'ambientazione fantasy molto bella, molto utopistica e soprattutto molto rilassante, tranne quando ve la faccio giocare io. E, per te magari è rilassante. Per me è rilassante, per loro no. E poi ovviamente 30 Sword Lesbians, perché io è un gioco in cui non mi è mai capitato che lo giocassi senza divertirmi o avendo ridere o avere dei momenti estremamente smexy sì, okay. E avere anche dei momenti, il termine smexy, ciao. Okay. Hai visto, sei arrossito. Questo era e poi dei momenti anche emotivi, molto emotivi. Sì, si può giocare 30 Sword, si può, si adatta a qualsiasi cosa. Vuoi fare una partita molto drammatica, molto triste, piangente, la puoi fare. Vuoi fare una partita sanguinolenta, lo puoi fare. Vuoi fare una partita in cui ti sbellichi dalle risate, lo puoi fare. È un gioco veramente versatile, è uno dei nostri. Di solito tutte e tre le cose insieme. Sì. Ok. E quelli che non ti piacciono? Non ti preoccupare, poi li invertiamo in montagna. Quelli che non mi... Io lo so che sto per dire una cosa drammatica, ma penso di non avere... Semplicemente, come ha detto lei, uno che hai un personalmente, per il tuo stile, un po' più di difficoltà a far girare... Chiedi a che intanto. Lui dirà D&D. Beh, ma no, pensavo prodotti da lei. No, diciamo che ho delle difficoltà con la sovraesposizione di Dungeons & Dragons. Ok. Però per il resto, no. Allora, magari creare la storia per me non è un problema, magari ho bisogno di dare un'occhiata un attimo al sistema proprio per riuscire a rimettermi a posto, però in generale no, riesco a saltare da un sistema all'altro, anche perché quanti sistemi stiamo masterando, cioè sto masterando in questo momento sul canale? Almeno 8 dei sistemi, quindi... non te l'ha detto il dottore di entrare in questo mondo? No, come dico sempre a mia madre, vedi madre, potevo iniziare a drogarmi da giovane, invece ho scelto l'hobby, quello che mi fa spendere allora di più. Allora tua madre piace la droga? Sì. Sì, ogni tanto... Il giornale dipende sempre, sì. Povero ragazzo! Esattamente così. Grazie mille per esservi prestati a questa tortura, speriamo di risentirci. Grazie. Presto. Qui dalla cripta, ciao! Modena 2024, siamo con Marco Marangoni per presentare Redborg, progetto appunto di Marco con Mondiversi, a cui abbiamo avuto l'onore di partecipare. Sì. Quindi ovviamente noi non abbiamo voglia di lavorare, ve lo facciamo spiegare direttamente dall'autore, anche se ci seguite ne avrete sentito parlare. In ogni caso, se siete stanchi del mondo in cui vivete, non ce la fate più ad andare a lavorare, agli orari che vi dicono loro e fare tutto quello che vi dicono loro, o pensate che il Monopoli è un gioco stupido,
Redborg potrebbe essere il gioco che fa per voi, e ce lo spiega adesso Marco. Redborg è un gioco che racconta di rivoluzionari in lotta contro il potere. Sfrutta il sistema di Morkborg, che però non è necessario per giocare. La cosa in comune con Morkborg è, come dicevo, un sistema molto semplice, molto rapido, sia nella creazione dei personaggi che nello svolgimento, e soprattutto questo stile grafico che è molto potente, il cosiddetto art funk, ovvero una forte componente grafica che si unisce al regolamento, che poi è sempre stato uno dei tratti caratteristici di tutta la serie Morkborg. Esatto. Redborg ovviamente non poteva farne a meno, poteva sfigurare rispetto ai cugini Borg. Esatto, solo che se i cugini spesso fanno un po' l'occhiolino al metal norvegese, in questo caso le nostre ispirazioni principali sono stati i vari manifesti di propaganda, soprattutto nelle guerre mondiali, nella guerra fredda, ma in generale la propaganda con i manifesti. Sì, noi abbiamo visto che tra l'altro, oltre appunto a la scelta di questa tematica, anche il modo in cui avete scelto di trattarla in maniera un po' più folle, che poi si è riflesso oltre che con noi anche con i vari autori che hanno partecipato alle avventure, da Valentino Sergi per la chi controlla lo stronzio controlla gli universi, sì, e tutto il resto. Sì, Redborg, come in generale gli altri giochi Borg, ha questa sorta di umorismo di fondo, perché è andato che Redborg ha un umorismo politico molto scorretto da quel punto di vista, che racconta questa società che è una sorta di ironia sulla società del Novecento, che però non è cambiata molto da quella attuale, soprattutto il rapporto tra padroni e lavoratori. Ma nel mondo di Morkborg normale tutto è così oscuro e tragico da risultare grottesco e ironico. Redborg invece è questa satira dissacrante un po' sulla società del Novecento, ma anche sui rivoluzionari, sui sistemi comunisti, sullo scontro tra capitalismo e comunismo, tra totalitarismo e libertà, ma anche tra democrazia e tutto il resto. Infatti, paradossalmente, se in Morkborg appunto c'è la tematica dell'apocalisse tra mille virgolette combattuta, perché poi non è neanche realmente combattuta, da un gruppo di anti-eroi assolutamente sopra le righe, straviolenti, eccetera, in Redborg, a quanto mi sembra di aver capito, l'autore mi correggerà, ci troviamo invece a interpretare dei ribelli assolutamente folli che combattono un supercapitalismo ancora più paradossale, dove l'apocalisse appunto è sostituita da questa super rivoluzione, esatto, caotica. Esatto, qui anziché il classico il mondo finisce se si raggiunge il risultato finale sulla tabella, qui l'opposto, qui la rivoluzione fallisce, qui il mondo non cambia, tutto torna come prima. Quindi mentre in Morkborg devi evitare l'apocalisse, qui e devi far sì che il cambiamento avvenga, esatto, che il casino succeda. Esatto, quindi c'è anche un obiettivo finale, tra virgolette, per la campagna. La campagna si conclude teoricamente quando la bandiera dei rivoluzionari svette, i tiranni sono caduti, che poi ovviamente non è così, non solo perché si possono giocare one shot per giocare la singola avventura, ma soprattutto perché hai creato la tua utopia comunista, ma perché limitarla ad una sola nazione? In futuro si potrà esportarla fino a che tutto l'universo non sarà riunito sotto un'unica utopia. Infatti c'è da dire, come non in tutte le partite di Morkborg l'apocalisse succede sempre, esatto, o succede sempre allo stesso modo. In Redborg avremo la nostra escalation che potrà raggiungere l'apice o fallire miseramente, esatto, in maniera diversa e dinamica, insomma, in base alla giocata. E allora, se avete litigato con l'inglese, non volete comprare Morkborg, ma vi stuzzica l'idea di Redborg, non avete bisogno di niente, è tutto in italiano, c'è tutto il sistema di Morkborg già adattato alla nuova chiave rivoluzionaria. Esatto, non c'è bisogno del manuale base, però di Morkborg, ogni gioco Borg è tutto a sé stante. La cosa bella è che, oltre a poter giocare indipendentemente, se siete già passati i giochi Borg, potreste unirlo a qualcosa che avete già. D'altronde la rivoluzione è qualcosa che nella storia avviene ed è avvenuta di continuo, e chissà che non la uniate a qualche altro periodo storico o del genere dell'immaginario. Quindi se questo scontento come un virus vi ha preso e poi si
propagherà in tutti i giochi che state giocando. Sì, sì. Cioè, tra poco cominceremo a mettere in dubbio di nuovo anche l'autorità narrativa del narratore, che è questo game master, esatto, che ci dice come dobbiamo giocare, quali sono, ma chi ha detto quali sono, ma le regole. Infatti qui abbiamo la classe dell'anarchico che una volta per partita può scegliere di fare. Una volta raggiunta la rivoluzione ci ribelleremo a questa rivoluzione. Esatto. In un atto, esatto, per creare un nuovo cambiamento. Quindi, di nuovo, se vi piace Red Borg, Mondi Versi, sapete dove trovarlo. E qui dalla cripta vi salutiamo. Ciao. Ciao compagni. Eccoci, siamo qui con Matteo e Mirko, che sono qui a Modena Play 2024, questa volta per presentare Areus Estus. È un GDR basato sulla quinta edizione. Attualmente è uscito il Kickstarter, ma ci aspettiamo di far uscire il manuale fra non troppo, Lucca se va bene o poco oltre. Il tema è piratesco, ma in un mondo futuro al nostro. Un meteorite ha spazzato via la vita e ciò che è rimasto è mutato. E quindi vi è questo tratto di post-apocalittico in cui queste nuove creature, tra cui anche i sopravvissuti umani, si trovano a riscoprire un mondo antico che dicono sanno niente, il nostro. Quindi ciò che per noi può essere una cosa comune come una moca, per loro può essere un artefatto degno di uccidere. Può fare la fortuna. Allora, se dovessi dare dei riferimenti, diciamo, che possono essere anche o meno dei punti di ispirazione per voi, come vi hanno fatto, cosa vi ha fatto scaturire la scintilla, a una persona che dice ecco, voglio prendere in pochi secondi le atmosfere di questo gioco. Inizialmente è partito tutto da Pirati dei Caraibi, ma ci sono anche altre ispirazioni, non so, One Piece, un sacco di temi pirateschi, abbiamo anche letto libri su temi di pirati, corsari, però sì, ecco, vogliamo fare un'opera che sia scansionata a modo suo, ma con delle tematiche interessanti per diversi tipi di giocatori, ecco. Ok, quindi visto che mi parlavi principalmente di pirateria poi in varie declinazioni, sì, questa idea appunto della pirateria, del banditismo in questo mondo che comunque a quanto ho capito si sta ricreando, sì, su una, sì, struttura diversa, come si colloca? Cioè è una cosa dalla One Piece dove diciamo ci sono dei territori senza legge dove ognuno poi... Più che altro ci sono territori non ancora scoperti e quindi il giocatore è invitato nel ruolo di una ciurma di pirati oppure di corsari, perché c'è la possibilità, okay, di scegliere, di esplorare il mare appunto inesplorato, il mare chiaro così denominato, lontano dall'arcipelago centrale che è la zona di partenza dove troviamo anche la corona, gli imperi più importanti, i governi indipendentisti. Ok, quindi ci sono diciamo comunque delle organizzazioni più grandi che possono patrocinare o meno. Infatti i giocatori dovranno scegliere se schierarsi al servizio della corona, degli indipendenti oppure fare il classico pirata, libero sceglie il mare. Perfetto, e avendo scelto la quinta edizione, ora sappiamo non è il... diciamo il primo scontro che si ha tra quinta edizione e temi marittimi. Assolutamente. Voi c'è qualche regola che avete adattato, di cui siete particolarmente fieri, qualcosa che avete trovato particolarmente difficile? Allora, le cose di cui sicuramente sono più fiero, anche se leggermente slegato, sono le classi, perché D&D è un gioco di combattimenti. Qui abbiamo fatto classi che sono ruoli marittimi, il timoniere, la vedetta, quindi le loro abilità non sono solo combattimento, ma sono anche aiuta ad esplorare, aiuta a avere problemi, non avere problemi col morale, perché in viaggiare in mare c'è un sistema di eventi. Quindi questo qui è supportato da un generatore di isole, un sistema di combattimenti marini già presente nel Kickstarter, personalizzazione del proprio veliero, ti porta a avere, a guidare un sistema che di base è fatto per esplorare dungeon, a poter navigare senza troppi problemi. È un sistema comunque flessibile come l'abbiamo strutturato. Ok. Mi hai parlato anche della generazione casuale, degli eventi, dell'esplorazione. In molti GDR, diciamo anche quelli che si basano sulle space opera, dove c'è una nave, un equipaggio, mm-hmm, coinvolti, si finisce per forza di cose poi per toccare la battaglia navale, i ruoli sulla nave, la navigazione. Voi su questa cosa come... Allora, il ruolo è stato molto facile perché i ruoli sono effettivamente le classi di gioco, okay, tranne il capitano, non esiste la classe del capitano. Quello è un ruolo che si potrà prendere o per votazione, oppure c'è anche tutto un sistema di ammutinamento, per quanto meno grave di come se lo immaginare, è una cosa più leggermente più comune qui.
Quindi questo ti porta ad avere un rapporto con i ruoli, che tu quando sei in un combattimento sai cosa di fare, il timoniere, quello. Okay. Combattimento marino invece è molto semplice, perché avere sul combattimento standard non appesantito da cose da aggiuntive, ma hanno delle meccaniche particolari, tipo la direzionalità della nave, che niente, non esiste una direzionalità, qui sì, e babordo, tribordo, poppa e prua, dove metti gli armamenti. Okay. È un sistema di critici che porta a danni, ma è tutto molto semplificato. Se sai giocare a quinta, leggi velocemente, diciamo, le regole. Quello di quello che magari è stato presentato per Spelljammer. Sì. Ok, è una cosa molto lineare. Anche più semplice, secondo me, Spelljammer. Ok. Durante la stesura ho studiato anche quelle regole e le abbiamo fatte più asciutte, perché deve essere comunque una cosa che accade durante gli eventi, non deve bloccare la storia. Non deve costringere i giocatori a imparare un altro minigioco. Esattamente. Diciamo. Per quanto anche lì tutte le classi hanno sia abilità che ti fanno con questa parte di gioco, interagiscono, oppure hanno proprio un archetipo legato a quello. Il maestro Dasha, che fa il carpentiere come archetipo, ha tutte cose basate sul far resistere la tua nave, ripararla, rimuovere effetti critici, cosa che invece un D&D normale è mini con la magia o mini in un altro quindi modo. Quindi poi diciamo che quelli che sono i classici ruoli del party, il ladro che trova le trappole, il sacerdote che cura, hanno questa trasposizione marittima in cui uno poi tutti sono necessari e ognuno sa quello che deve fare. Ogni classe infatti può avere più ruoli, c'è uno che può fare il DPS, inteso come video ludico, oppure può fare il support. Cioè, gli archetipi ti porteranno a fare molte cose diverse. Ok, e nel processo di produzione, che visto che adesso abbiamo questo Kickstarter per le mani, questo Quickstart, perdonami, in attesa del nuovo progetto, voi chi dei due è più rompiscatole, vi trovate sempre d'accordo sulle idee oppure... In realtà sì, è stata una cosa incredibilmente liscia, no? Non ci conoscevamo prima, ci ha fatto conoscere Massimo di Weird, ha detto questa cosa. Non abbiamo penso mai avuto nessuna cosa, no, questa cosa avrebbe messo, secondo me no. Forse il vantaggio è anche che abbiamo due ruoli di competenza diversa, perché io curo di più l'aspetto artistico e l'idea iniziale, mentre per quanto riguarda tutte le meccaniche è lui l'esperto. E io la sì, magari vicendevolmente vi fidate del parere. Esatto. Se lui mi dice questa cosa di trama di mondo è così per questo motivo, prendevo una meccanica e la piegavo per adattarsi a quello. Stessa cosa, guarda, mi dice questa meccanica può essere interessante, e lui aggiungeva nella storia un motivo per inserirla. Esattamente. Ok, quindi avete diviso i ruoli del party anche esattamente game design, è la nostra ciurma. Va bene, c'è qualcosa altro che volete aggiungere a parte comprate questo gioco quando esce? Grazie. In realtà invito a provare il Kickstarter, perché abbiamo deciso di farlo in maniera leggermente diversa. È rigiocabile, ha delle variabili casuali o sceglibili che ti porta a poter rigiocare la storia vivendo le cose diverse, villain diversi, colpi di scena diversi. Noi diciamo permette di sperimentare il gioco anche più di una volta. Esattamente. Per vedere se tutto torna. Esattamente. Ok. Allora, io vi auguro buona fortuna per il vostro viaggio in queste acque tumultuose. E qui dalla cripta saluti a tutti, ci rivediamo. Eccoci qua, quest'oggi al Modena Play 2024 con Atropo Celebra, che ovviamente ha portato con sé la fuga di Velia di cui andiamo a parlare oggi. Allora, come si suol dire, per cominciare dall'inizio, la fuga di Velia. Dove è nata l'idea di fare un gioco su questa storia? In realtà c'è stata proprio richiesta questa cosa, perché sono i 100 anni dall'assassinio Matteotti. Okay. E l'archivio di Stato di Rovigo voleva celebrare questo avvenimento, perché Matteotti è proprio nativo delle terre di Frattapolesine, quindi proprio nel Rodigino, e voleva proprio fare qualcosa a tema Matteotti, ma parlandone e non parlandone. E quindi abbiamo deciso di girare la faccenda e poi abbiamo deciso di improntarla su una delle vittime, oltre a Giacomo, del regime fascista, quindi sua moglie. Sua moglie che da sempre è stata vessata, è stata perseguitata, è stata pedinata da queste squadre fasciste che addirittura gli avevano sempre davanti casa, infatti proprio da qui parte l'inizio della storia. E volevamo raccontare di questa donna, perché questa donna non era solo un nome all'interno di una narrazione di qualcun altro, questa donna era una protagonista della sua vita, della vita dei suoi figli e anche del paese. Per cui volevamo ricordarla come una donna forte e che purtroppo è stata sfortunata, ma noi gli diamo una nuova vita e una nuova opportunità all'interno della fuga di Velia. Quindi diciamo è stata anche una richiesta sempre del
della città di Rovigo che ha patrocinato comunque il gioco, perché sì, ho capito. Sì, sì, assolutamente sì. Dico anche di parlare di Matteotti, però non in maniera, diciamo, più ovvia e diretta, oppure quella è stata un'idea? Volevamo celebrare questi 100 anni, e per celebrare questi 100 anni volevamo parlare di qualcosa che oggettivamente non ci fosse nei libri di storia, okay, di qualcosa che fosse già detto, diciamo, già detto, già visto, ma che ritornasse come leitmotiv, per raccontare una storia che si poteva comunque esperire, di una protagonista comunque reale, una persona reale, che viveva proprio in quel momento, che ha vissuto la morte di Matteotti e che ha visto cosa è successo dopo. Sì, c'è da dire, infatti noi che l'abbiamo provato, diciamo, abbiamo sentito un po' l'ansia nelle scene, era voluto, sia di sbagliare gli indovinelli, sia poi di questa presenza delle squadre fasciste che pedinano la protagonista. Assolutamente. Tuttavia, Officina Meningi ormai la conosciamo, abbiamo visto e giocato un sacco di libri game, abbiamo fatto anche una registrazione sul nostro canale del Sangue del Barbaro, che è il primo libro game vostro di sicuro, non so quanti ce ne sono in giro che coinvolgono le carte, visto che l'unico, esatto, per ora ancora l'unico, visto che stiamo parlando di escape room con le carte in questo caso. Allora io parto da qui, facciamo un gioco su Matteotti, poi facciamo un gioco su Velia. Perché un escape room con le carte? Perché era la cosa più diretta che potevamo proporre e che fosse giocabile ovunque. E questo gioco è destinato ad essere giocato nelle scuole, questo era il nostro intento, fosse qualcosa che fosse destinato all'uso scolastico, alla diffusione del messaggio antifascista e femminista, per cui per essere fruibile il più velocemente possibile le carte erano un ottimo motore di gioco, e soprattutto tantissimi giochi a tema escape room usano le carte di tantissime case editrici diverse, per cui abbiamo visto che molte delle meccaniche ci piacevano come andavano girate, e abbiamo deciso, ma sì, sai che c'è, proviamo, vediamo come ne viene fuori. Anche perché magari, ecco, volendolo aprire a un pubblico più ampio, magari anche il libro game, per non parlare del gioco di ruolo, oggi risultano ancora dei media abbastanza ermetici, cioè che o tu ti sei appassionato a quel genere di cose, o è difficile che anche se sei un bambino, un ragazzo, una ragazza ovviamente, che diciamo sei aperta a quel genere di hobby, cioè giochi da tavola e tutto il resto, non è detto che poi finisci a provarne uno e quindi di conseguenza a entrare in questo. Esatto, circuito. Esatto, invece questo qua, proprio essendo un mazzo di carte, solamente un mazzo di carte, non proprio solamente per un mazzo di carte, nel senso, all'interno della scatola ci sono carte, ci sono pedine, ci sono mappe. E ci sono anche mascherine da trovare, per cui c'è tanta roba, ma alla fine risulta come un mazzo di carte, la storia è dentro le carte e tu cominci dall'inizio per andare proprio a scoprirla, quindi sei guidato da questo mazzo ed è una cosa molto semplice che ha un buon appeal anche in ragazzi molto giovani, e infatti è proprio dedicato ai ragazzi, quindi per essere immediatamente fruibile. Qui appunto riguardo al contenuto, altre due domande. Una, per certi versi a me personalmente è piaciuto, ma comunque era una scelta, il fatto di non mettere un libro di istruzioni, che le carte dalla prima all'ultima in ordine ti guidano lungo tutto il percorso della storia. Questa già è stata una scelta interessante. La seconda, non so se sono io a non averla trovata, è che non ci sono le soluzioni degli enigmi, solo gli aiuti. Non ci sono volutamente le soluzioni degli enigmi. È stata una scelta stilistica di non metterle proprio. Le rilasceremo quando saranno finite le copie. Ok. Le rilasceremo perché ce le hanno chieste in molti, quindi stiamo pensando di farlo con un QR code direttamente all'interno del nostro sito dell'Officina Meningi, ma il gioco non nasce con le soluzioni, perché non c'era una soluzione per Velia e noi vogliamo far sentire l'esperienza di gioco come un qualcosa che tu non sai dove ti porteranno le tue decisioni, tu sei sempre in bilico, non c'è un posto in cui ti dico stai facendo la cosa giusta, lei non lo sapeva, non lo sappiamo neanche noi, e quindi siamo proprio a sentire l'ansia, il panico, il momento in cui non sai che strada prendere, ti trovi davanti agli squadristi, devi cambiare rotta, ci deve non essere... Non sai se hai perso qualcosa, non sai se hai perso qualcosa, non sai se hai lasciato indietro qualcosa, ma è la vita.
e la vita non ha una soluzione. Ok, sei, ti premetto che sei fortunata, perché noi a furia di poi aprirlo e farci reverse engineering per capire tutti gli enigmi, alla fine ci abbiamo tirato le somme, più o meno abbiamo capito quelli che non c'erano venuti subito, nodi che non c'erano venuti subito a pettine, altrimenti io in questa sede ti rapivo per sapere la soluzione di alcuni degli enigmi. Reverse engineering viene usato ovviamente dagli alpha tester, tanti dei nostri alpha tester l'hanno usato ovviamente per riuscire a darci una mano durante la costruzione, e alcuni alpha tester ci hanno anche dato una mano a dosare la quantità di bonus e di malus all'interno del gioco, perché oggettivamente ci sono i punti positivi e quelli negativi, esatto, i principali counter e anche la difficoltà, perché ad esempio io ero stata molto buona all'inizio della costruzione del gioco, mentre poi ho visto che oggettivamente era un gioco che era troppo facile, e questo gioco poi troppo facile si sente troppo intelligente, si sente estraneo alla storia, mentre aumentando il livello di difficoltà ti rientra ancora di più la storia all'interno proprio della mente e anche del cuore. No, poi secondo me è ben strutturata, perché ecco, come impressione, non essendo un masticatore seriale di escape room, magari il primo acchitto di uno dice vabbè, prendo una cosa che appunto non conosco il livello di difficoltà, che si chiama escape room, hai paura di sentirti subito stupido, che ti blocchi al primo enigma e non riesci a raccapezzarti, e quindi poi finisci. Questo è il motivo per cui infatti abbiamo dato gli aiuti. Gli aiuti sono degli aiutini che però ovviamente scritti su una carta e girati al contrario, per non farti spoiler in caso dovessi girarli. Diciamo, io ho trovato anche utile il fatto che il gioco ti dà il tempo di diciamo entrare un po' nel mood, sì. Magari risolvendo i primi enigmi sono abbastanza intuitivi, sì, poi sì. Dal secondo capitolo in poi comincia a dire ok, aspetta, qui esatto. Non era tutto rose e fiori. Ma infatti la prima parte è proprio studiata per dare la voglia al giocatore di esplorare, la seconda parte invece è data diciamo al giocatore per mettere in discussione le proprie scelte, la terza parte invece è il mondo reale. Quindi è il mondo in cui ci sono le persone che tu non conosci, persone okay. che, di cui non sai veramente di chi fidarti. In alcuni magari all'inizio della seconda parte potevi magari presumere che alcuni ti potessero aiutare, per, altri, per come erano scritte sai. Proprio le carte. Quando arrivi invece nella terza parte è già più difficile, e nella sì. quarta invece si corre. La terza parte soprattutto, cioè la sensazione che puoi pescare la pagliuzza più corta. Esatto, da un momento sfortuna, all'altro. Diciamo. Esatto, da un momento all'altro. E a questo punto so che è una domanda, cioè la risposta potrà essere cambiata ovviamente in base alla risposta che c'è al gioco e a tanti altri elementi, ma dopo la fuga di Velia, ora come ora in Officina Meningi c'è aria di altri escape room, giochi con le carte? Allora, per ora stiamo costruendo altre cose, per cui per ora non si parla di carte. Abbiamo in progetto dei GDR e dei libri game, tra l'altro alcuni in uscita proprio a Lucca Comics and Games, okay. e altri in uscita a Play Modena, quindi l'anno prossimo, però chi ci vieta di farne degli altri, di chi lo sa. In un questo oggettivamente ci è arrivata questa richiesta dell'archivio di Stato e così ci hanno chiamato e noi, certo, noi rispondiamo. Però non ce l'aspettavamo neanche noi, per cui quindi anche per voi è stato. Anche per noi è stato il primo gioco, diciamo, come il mio primo gioco, proprio totale. In realtà Officina Meningi aveva già un altro gioco, che era Suicidium, okay. gioco di carte fatto da Valentino Sergi. Sì, l'abbiamo usato per presentarlo durante la nostra prima intervista, perché poi ecco. come presentazione era un'entratura troppo bella. Sì. No, quello lì è stato un gioco di carte, abbiamo il libro game con il gioco di carte, questo sarà un gioco di carte dentro l'escape room, ma chi lo sa? Vabbè, poi a noi le carte piacciono, lo sabato con i tarocchi, a noi le carte piacciono, ok, why not? Ok, quindi Officina Meningi è al lavoro, noi resteremo in attesa e arrivati alla fine di questa corsa anche per Atropo Velebra con la fuga di Velia, sì. saremo in attesa delle prossime novità. Da qui è tutto. Ciao. Saluti. Di casa.